Buonasera, ben ritrovati all'ascolto di Zarathustra, buonasera ad Alberto Maio e da Silvia Fava in regia. Torniamo in questa puntata a occuparci di gioco d'azzardo, di dipendenza dal gioco d'azzardo, perché molte novità sono state introdotte dall'ultima manovra del governo. Dal 18 di luglio, a molti farà piacere sapere che anche in Italia sono cadute molte barriere che riguardano poker e casinò online su internet. Il gioco d'azzardo in rete è diventato legale, le fish hanno lasciato spazio ai soldi, quelli veri e propri. Si tratta per lo Stato di 1,4 miliardi di euro garantiti dai giochi alla manovra, una fetta consistente dovrebbe arrivare proprio da internet. Sull'argomento ci sembra interessante segnalarvelo, è intervenuto qualche giorno fa il presidente della commissione antimafia Pisanu, è intervenuto a Torino dicendo: io non l'avrei fatta, ha detto così Pisanu riferendosi appunto a questa manovra e alle norme che puntano a fare cassa attraverso le scommesse e il gioco d'azzardo. Pisanu ha dato un numero in particolare: per un euro incassato dallo Stato ce ne sono almeno 10 illeciti che alimentano la criminalità organizzata. Ora è chiaro che parliamo di un fenomeno parallelo. Il centro di questa puntata vuole essere la dipendenza dal gioco d'azzardo. Anche in passato vi abbiamo raccontato che sono in aumento i giocatori e coloro che hanno sviluppato dipendenza al gioco d'azzardo. Torniamo a parlarne, è tornato a trovarci Matteo Iori, coordinatore nazionale del CONAGGA, gruppi per giocatori di azzardo, un'associazione nata a Reggio Emilia. Buonasera Matteo Iori. Buonasera, buonasera a voi. Allora, quali altre novità sono arrivate da questa finanziaria? Da questa finanziaria sui giochi ne sono arrivate molte. È stato appunto legalizzato il gioco d'azzardo online senza alcuna limitazione di gioco, quindi si potrà giocare dalla roulette ai dadi, al poker, a tanto altro. È stato istituito il gioco del bingo a distanza, è stata data la possibilità di aprire 1000 nuove sale da gioco nel quale si faranno i tornei di poker dal vivo, quindi seduti al tavolo dove si giocheranno soldi veri, e data la possibilità di aumentare del 14% il numero delle videolotterie, di aprire altre 7.000 nuovi punti di vendita di scommesse, di ampliare l'offerta di giochi numerici, e poi in un altro decreto, non legato alla finanziaria, ma un decreto dei monopoli del 22 giugno, sono state definite delle modalità di funzionamento per aprire i giochi di sorte legati al consumo. Praticamente le massaie che andranno a fare la spesa potranno decidere se ritirare il resto della spesa o giocarselo con lo scontrino alla cassa quando andranno a pagare. Quindi sono molti i nuovi giochi d'azzardo che arriveranno in Italia. Ecco, quindi si tratta di un altro passo, di una liberalizzazione, di un aumento di occasioni di gioco che va avanti da alcuni anni. Voi gli effetti li vedete tutti i giorni nella vostra attività, quali sono? Beh, gli effetti sono che ovviamente sempre più italiani giocano d'azzardo, ce lo dicono chiaramente i monopoli, con il fatturato annuale che in pochi anni è passato da 30 miliardi annuali a 61 miliardi dell'anno scorso di fatturato sui giochi d'azzardo. Ce lo dicono ovviamente anche i giocatori che si rivolgono a noi, perché se tanti più italiani giocano d'azzardo, ovviamente anche tanti più italiani hanno problemi legati a una forma di dipendenza dal gioco d'azzardo e quindi non sanno più gestire il loro rapporto col gioco e finiscono per rovinarsi al gioco. Ecco, quando è che si può parlare di gioco d'azzardo patologico? Quando diventa un problema, una malattia? Ma diventa un problema quando il gioco d'azzardo è l'unico interesse della persona, quando viene prima del lavoro, dei rapporti sociali, dei rapporti familiari, quando la persona insegue la vincita nella speranza appunto di potersi rifare delle perdite subite, quindi continua a giocare sperando di arrivare a vincere. Quando dedica più tempo al gioco che ai propri interessi, quando inizia a mentire sul gioco. Ci sono alcune domande che noi facciamo alle persone che si rivolgono a noi che sono abbastanza significative: quando iniziano a mentire sui debiti, sulle somme perse al gioco, quando trovano scuse per racimolare soldi, quindi quando tutto alla fine in qualche modo gira intorno al gioco d'azzardo e per questo, per inseguire la grande vincita che purtroppo nella maggior parte dei casi non arriva mai,
si è disposti a perdere quello che si è costruito in tanti anni, sia come famiglia, che come lavoro, che come amicizia, che come rapporti sociali. Esiste un tipico giocatore d'azzardo? C'è un ritratto del giocatore d'azzardo medio che ovviamente sviluppa una patologia da questa attività, oppure le categorie stanno aumentando, cambiando? Ma le categorie sono diverse per i vari tipi di gioco. Diciamo che più frequentemente a noi si rivolgono coloro che hanno problemi d'azzardo con le slot machine, con le VLT, le videolotteri e con i giochi d'azzardo veloci, come possono essere quelli online. Queste persone sono in genere persone di un'età media, intorno ai 40 anni, con un lavoro, una famiglia, dei figli, e che sono integrate nella società, non sono persone ai margini della società, e quindi ogni gioco, diciamo, ha la sua tipologia di target che preferisce, appunto, che lo segue, che partecipa a questo gioco e che in qualche modo può diventare un target di patologia. I giochi d'azzardo online sappiamo che invece purtroppo saranno molto più legati al target di popolazione giovanile, quindi sono soprattutto le persone più giovani che giocano online e che immagino purtroppo vedremo in un prossimo futuro. Vedrete voi che aiutate a uscire da questo tunnel. Facciamo una pausa perché poi cerchiamo di capire qual è il percorso che segue chi ha sviluppato una malattia da gioco d'azzardo per riuscire a liberarsene. Facciamo una pausa e poi torniamo.